Buongiorno, cominciamo con il cioccolatino. Sono due. Benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Oggi è sabato 15 dicembre, ho appena preso i cioccolatini, sto studiando ed ecco che comincia così il mio weekend. Oggi sarà una giornata molto carina perché sono fuori sia a pranzo sia a cena, sia dopo cena, insomma. Quindi ovviamente devo studiare stamattina, ora sono le 10, ma in realtà sto studiando dalle 8 e poi dovrò studiare anche oggi pomeriggio, chiaramente in tutti i buchi della giornata devo studiare. Eccomi qua, tutta imbacuccata. Sto uscendo a pranzo con la mia zietta, spero che non passi il bus, se no corro e lo prendo. E andiamo in un posto molto buono, spero di ricordarmi e riprendervi cosa mangiamo, perché è veramente un posto ottimo. Niente, mi sono vestita, mi sono apparecchiata, sono messa questi e sotto ho i leggings con un giubbetto lungo di lana perché fa freddissimo. E niente, vado. Vi volevo dimostrare, mi sono dimenticata di registrare, ma c'è un motivo, è che pranzo abbastanza particolare, ci hanno messo in un tavolo di fianco alla finestra, quindi abbiamo mangiato con cappotto sciarpa, lasciamo stare. Spero solo di non essermi ammalata, altrimenti li denuncio. Comunque vi faccio vedere la storia che ho messo. Allora, io ho preso questi pomodori, le patate rustiche, invece la mia zietta ha preso un uovo strapazzato con di prosciutto e di insalata. Sono già le 4. Ok, io mi sono messa qui perché voglio finire di ripetere questa parte che avevo cominciato prima e voglio cominciare a ripassare un pochetto di farmacologia perché domani vedrete che viene qua una mia compagna, se tutto va come deve andare e tutto rimane uguale, viene qua una mia compagna perché dobbiamo ripetere insieme appunto farmacologia. Mi metto a studiare e ci vediamo stasera direttamente prima che io esca. Ok, ho finito di studiare, mi sono preparata perché appunto esco a cena e questa non me la porto perché so già per certo proprio che la utilizzerei come mio solito furbona, la porto e poi non la uso. Vabbè, quindi la lascio direttamente a casa anche perché non vi perdete niente di che, cioè è una cena molto tranquilla e poi dopo vado ad una festa, quindi non ci sarebbe molto da riprendere, insomma. E ah, guardate! Cioè, è tipo 2 mesi che non porto lo smalto. 2 mesi è un po' esagerato, ma un mese sicuramente. Forse anche di più. Ho riprovato a metterlo, avevo troppa voglia, speriamo che le unghie tengano e che non si distruggano di nuovo. Sono vestita così, molto tranquilla. Mi sono messa questa maglietta bianca. Questo lupetto, non so come lo chiamate, con il collo un po' alto. E poi ho messo i soliti jeans neri che però ora non si vedono. Ok, con questa cintura che ho rubato a mia mamma. Soliti stivaletti che metto quando esco alla sera. Poi appena si è asciugato decido se mettermi bianco o nero come giubbetto. Ci vediamo domani. E benvenuti, oggi è domenica. E domenica 16 dicembre sono le 11. Oggi me la sono presa con comodissimo perché ho deciso di andare in palestra domani, non oggi. Avevo troppo sonno, sono tornata troppo tardi e avevo bisogno di dormire. Nel pomeriggio vengono appunto i miei compagni qua che studiamo insieme e cercherò di farvi vedere come posso. Si comincia, penso di andare avanti 2 ore fino all'1. Poi mangio, poi dopo arrivano loro, quindi dopo facciamo farmacologia tutto il pomeriggio praticamente. Ci vediamo dopo. Dai. Allora, oggi lo introduco io il vlog di Matilde Carlaiter. Quindi do a tutte voi, dato che lei parla sempre al femminile, una buona serata! Buongiorno, ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi è domenica. Vai. Studiando. Con l'alberino in Natale. No, dai, siamo bravi. Sono le 4, 5.
Le 5, eh. Sono le 5, abbiamo già fatto parecchia roba, dai. Siamo a buon punto. C'è l'alberello con la marichella. Tanto. Trombe! È piccolina! Abbiamo fatto una piccola pausa con questi dolcetti. Non ci sono più, cioè sono finiti, nel senso. Li abbiamo tramanciati tutti. Perché siamo un po' di porcelloni. Volevo farvi vedere una cosa. Quel libro lì che vedete è più evidenziato del mio. Voi che vi lamentate che io evidenzio troppo, guardate quel di Domenico, ma è vero. Giusto. Allora, è arrivato il momento. Stiamo uscendo con Artù e fuori questa è la situazione. E sta nevicando tuttora. Ti piace la neve, amore? Buongiorno, oggi lunedì, comincia la settimana, vado in palestra ovviamente, sono le 8:30 circa e mi avventuro, mi sono messa gli stivali da neve e proviamo ad uscire e andare immersi nel bianco. Ehi, sono tornata e sono sopravvissuta a questa bellissima esperienza sulla neve. 10:50, io ho una faccia così perché ho fatto la doccia, mi sono lavata, ho 2 ore e mezza e basta, ci sentiamo dopo. Hello guys, sono stata a lezione a questo incontro sul tirocinio. Ho cenato, ho mangiato tagliatelle in bianco, l'ho messa in pigiama, guardate che bello il mio pigiama con la renna e queste bellissime, bellissimo. Stasera me la prendo per me e per proprio cazzeggiare, però ho già fatto lo zaino perché domani mattina mi tocca. Gioite con me, fatelo ora. Yeah! È l'ultima giornata in sede, cioè praticamente fino a aprile, maggio non tornerò più per così tante ore a lezione come domani, che appunto è l'ultima giornata dove facciamo 9 ore. Buonanotte, a domani. Buongiorno, oggi è martedì 18 dicembre, si sta avvicinando sempre di più il Natale. Io mi sono già vestita, ho già portato fuori il cane, ho già fatto colazione, insomma. Ho messo i leggings, perché non si vede mai nulla in questo specchio? Ho messo questi leggings appunto, come vi sta inquadrando la mia bellissima luce. E poi ho messo questa felpa, tutto il pelo, guardate. Sono molto carica per questa giornata perché in realtà ho male a un dente. È da 2-3 giorni in realtà che ho male e il male mi parte dai molari, quindi superiore e inferiore, quindi in fondo, i denti in fondo, l'articolazione temporomandibolare e qui sotto all'orecchio. Inizialmente pensavo che fosse un dolore dovuto a, cioè ho preso freddo come al mio solito alla gola e mi fa male qua, però ora mi fa proprio male anche a mangiare sopra, cioè se continua mi farò vedere perché non posso permettermi di stare male. Come bene sapete, ho tanto da studiare in queste settimane, quindi devo stare benissimo. Hello there. Bentornate, sono tornata a casa, mi sembra un sogno. È arrivato un pacco e quindi ora sono qua per mostrarvelo, l'ho appena aperto. Cosa mi è arrivato? Mi è arrivato il mitico kit di Marcy Andy. La nostra collaborazione è arrivata ad un estremo in cui appunto ho ordinato questo mega kit e sono i seguenti. Questo qui che avete già visto, che è il cracker di Natale da 10 euro.
Questo qui nel 19,99, bellissimo, che non avevo mai avuto. E questo qui, Mani, da 7,99. Andrò molto rapida con il cracker di Natale, perché dentro ci sono sempre le stesse cose che c'erano anche nell'altro. Quindi c'era la versione praticamente intergalattica dei tre igienizzanti Mani. Questi qua. Questo qui azzurrino, namaste. E questo qui rosa al ciliegio. E questo qui al pino. Molto buoni. E questo qui l'ho già cominciato ad usare, me ne sono innamorata. È molto molto buono e soprattutto sta di pulito. Apriremo ora insieme, perché è il kit intergalattico contenente anche la crema Mani. Non so dirvi di cosa sappia. Comunque, il gusto è uguale sia per la crema sia per l'igienizzante. L'igienizzante, purtroppo, essendo una soluzione alcolica, faccio molta fatica ogni volta a capire i gusti, perché è molto forte. Comunque è il gusto di una pianta. È molto dolce e strabuona. Questo cofanetto che si apre con il laccetto. Ta-tan! Guardate! Abbiamo qui l'igienizzante, che ve lo sto a dire a fare. Ormai questo qui rosa al gusto fiori, ne ho già tipo 3 o 4. Qui invece abbiamo la crema Mani, che non ho mai provato. Lo shampoo secco. Ecco, questo è un prodotto che non ho mai usato in generale. Cioè non ho mai usato proprio neanche in vita mia di altre marche. Lo proverò sicuramente, perché spesso mi manca anche il tempo per lavarmi i capelli quel giorno, sono un po' sporchi, quindi lo proverò. E quindi state sintonizzati in generale sul canale per vedere i risultati. E ultima cosa che c'è nel cofanetto, da 19,99, ma ne vale la pena, è questo, ovvero il kit di salviettine per il sebo. Praticamente, quando avete la classica fronte lucida a causa di, appunto, pelle grassa, eccetera, avete questa spugnetta che andrete ad intingere in questi foglietti che trovate qui e ve la passerete amabilmente sulla fronte e vi darà appunto questo effetto di... vi toglierà più che altro l'effetto che vi dà la pelle lucida, che è un bruttissimo effetto a me. Questi qua sono i prodottini che ho ricevuto oggi, quindi abbiamo detto il cofanetto, il cracker di Natale con questi tre, il cofanetto ai fiori e quello intergalattico viola, le due creme Mani, lo shampoo secco e le salviettine. Quindi grazie, merci Andy, come al solito, top. Buongiorno, oggi è mercoledì 19 dicembre e io sto per andare a dare un esame. Che bello, vero? Mi mancava questa sensazione. L'esame in questione, comunque magari ve ne parlo anche dopo, è un esamino, proprio vino, è un 3 crediti ed è l'idoneità di inglese. Io non so se la passerò, cioè me lo auguro, visto che ho fatto lingue al liceo. Spero che vada tutto bene, al massimo lo rigarò. Tanto è un esame che ha appelli ogni mese. Mi sono messa proprio una tuta perché io voglio stare comoda quando faccio queste cose, visto che è un esame al PC. Guardate, maglioncino, tuta. Ora mi metto la giacca e scappo. Eccomi! Esame andato, come speravo e mi aspettavo. Ho fatto prestissimo perché sono già tutta in mood studio e ho acceso il PC perché volevo fare questa materia sempre la solita, infermieristica dell'area medica. E niente, mi sono proprio prefissata, visto che odio questa materia, che finché non la finirò non posso andare avanti con le altre materie. Ho deciso che questo vlogmas finisce oggi, che è mercoledì, quindi è durato poco, è durato 5 giorni, 4. Però c'è un motivo, nel senso che ora ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale e visto che in questi giorni sono un po' più libera, vorrei provare a fare video più frequentemente quando a lezione. Ci sentiremo molto poco oggi perché quando torno, poi stasera esco, che ho una cena fuori Bologna, quindi forse mi vedrete, non lo so, quando mi preparo, mi vesto, poi dopo vi saluterò. Ragazzi, eccomi, sono viva. Vi parlo oggi, che è il giorno dopo, perché ieri sera alla fine
ovviamente sono arrivata a casa tardi dalla lezione, ho fatto tutto di frettissima e quindi poi sono dovuta uscire al volo perché appunto avevo questa cena fuori Bologna, perciò insomma vabbè. Al ritorno ho preso anche la neve in autostrada. Comunque sono viva. Faccio questa piccola parte solo per salutarvi, perché questo è l'ultimo spezzettone di questo vlog. In questo momento ne comincerò uno nuovo e state sintonizzate, perché so che è una cosa un po' cattiva da fare, però diciamo che ho una notizia molto bella da darvi, ve la darò nel vlog subito dopo questo. Mi dispiace, ma alla fine l'ho scoperto oggi e quindi è giusto che rientri nel prossimo vlog, e uscirà presto, spero. Vi mando un bacio, alla prossima, ciao!